130 ettari di estensione a cavallo tra i comuni di Giugliano e Villa Literno, oltre 6 milioni di ecoballe, taverna del re e una distesa interminabile di rifiuti. È il sito di stoccaggio di rifiuti imballati più grande della Campania. Ogni ecoballa pesa circa una tonnellata e sono state accumulate tra il 2001 e il 2008, oltre 7 anni che hanno visto esplodere in Campania come una bomba dall'orologeria la lunga emergenza rifiuti. Originariamente il sito fu progettato per ospitare temporaneamente fino a 4 milioni di tonnellate di CDR, il meglio noto combustibile derivato da rifiuti, mentre veniva costruito l'inceneritore di Acerra, dove secondo il progetto della FIBE avrebbe dovuto bruciare le ecoballe. Nel 2008 fu raggiunto un accordo fra il commissario straordinario e il comune di Giugliano per fermare i conferimenti, che poi ripresero il 28 ottobre di 2 anni dopo, nel 2010, dopo l'emissione di un'ordinanza dell'allora presidente della regione Campania. Negli anni, i pubblici ministero di turno hanno sequestrato le ecoballe, in quanto non rispettavano i criteri di composizione chimica stabiliti per legge. Si trattava e si tratta di immondizia triturata e non di CDR. E oggi nel 2016, tra fine maggio ed inizio giugno, secondo il piano della Regione Campania, le ecoballe saranno portate via. Gli ambientalisti sono pronti questa volta a festeggiare, ma con la morte nel cuore. L'emergenza rifiuti nell'area a cavallo tra il giulianese e il casertano continua tutt'oggi a mietere vittime. Ora tutti sperano che quel cancello che porta diritto all'inferno venga chiuso definitivamente.